Giorno del ricordo e del silenzio in memoria delle 29 vittime per il crollo dell'hotel Rigopiano. L'appuntamento per i parenti delle vittime intorno alle 9 sul luogo della tragedia, dove è stata deposta una corona della Presidente della Repubblica. E poi intorno alle 9.45 l'arrivo del Vice Premier Luigi Di Maio, che ha voluto salutare ad uno i parenti delle vittime. Poco dopo l'arrivo anche dell'altro Vice Premier Matteo Salvini, anche lui si è intrattenuto con i parenti delle vittime. Entrambi i vice premier poi hanno voluto visitare il luogo della tragedia, fare un lungo tragitto mentre alcuni spiegavano un po' quella che è stata la terribile dinamica che ha provocato la valanga che ha poi travolto e distrutto l'hotel. Prima di partecipare entrambi alla fiaccolata, poi fino alla chiesa di Farindola, dove si è tenuta la cerimonia di commemorazione che si è conclusa pochi istanti fa. Insomma, una giornata intensa, ricca di commozione nel ricordo delle 29 vittime. Noi questa mattina abbiamo registrato alcuni contributi, intanto vi proponiamo il primo interessante. Luigi Di Maio, che ha dichiarato subito di non voler rilasciare interviste, però si è intrattenuto in particolare con Francesco D'Angelo, il fratello di Gabriele D'Angelo. Dai suoi messaggi è partita l'inchiesta bis della Procura della Repubblica in merito a un presunto depistaggio e a un falso processuale per quel che riguarda i 7 indagati, quasi tutti dirigenti della prefettura, tra cui l'ex prefetto Francesco Provolo. Ascoltate questo breve colloquio tra Francesco D'Angelo e il vice premier Luigi Di Maio. Sono Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele D'Angelo. Spero che ci sarà giustizia in questa inchiesta bis fatta dall'opposizione del mio legale, solo questo. Questa corona l'ho fatta che rappresentano le 56 richieste di aiuto di mio fratello, e questa è la scritta delle 1.138, la chiamata che nessuno ha dichiarato dai primi interrogatori. Solo questo vale dire. Dobbiamo fare giustizia, lo Stato lo deve fare e lo dobbiamo fare, anche perché è veramente assurdo quello che è successo intorno a questa tragedia, anche quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. E noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo, da che parte sta lo Stato. Questo è importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Stato qua. Io le vorrei chiedere una cosa, Ministro, una cosa sola. Perché a mio fratello e tanti altri lavoratori non sta riconosciuta la morte sul lavoro? Noi adesso stiamo facendo in Parlamento in questi giorni alcuni interventi normativi proprio su questa tragedia, e tutto quello che non è stato fatto sarà fatto, sia per quanto riguarda la questione delle morti sul lavoro, sia per quanto riguarda gli indennizi e i risarcimenti. Ci siamo messi all'opera, abbiamo incontrato alcuni membri del governo, vi hanno incontrato qualche settimana fa, e ci lavoreremo una cosa alla volta, lo faremo tutto. Va bene? Forza. Sì, questo era il vice premier Di Maio. Ci sono altri contributi che vediamo se mi sente, che comunque Marina, ecco, allora, che realizzerai al tuo ritorno da Rigopiano. C'è stata anche la visita, abbiamo ricordato prima, di Matteo Salvini. Di pure. Sì, allora Marina, ti dicevo, abbiamo registrato diversi contributi, tra questi l'intervista al vice premier Matteo Salvini, ma anche a alcuni parenti delle vittime, in particolare al fratello di Fayadam, il ragazzo senegalese tra le 29 vittime. Vi proporremo tutto in un servizio nel TG delle 19.30, mentre vi ricordo che nel pomeriggio c'è un altro appuntamento, quello a Penne, anche questo di commemorazione per le 29 vittime di Rigopiano. Da qui, da Farindola, è tutto. Marina, ti restituisco la linea.